Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo scopriamo insieme le creazioni in resina. Allora, tutte le creazioni di oggi, tutte giuro, tutte sono state fatte con dei pigmenti che non ho mai provato e quindi adesso vediamo un pochino come sono. Vi ricordate che, eh, o la settimana scorsa o quella prima, me l'ho dimenticata, avevo ricevuto una cinquantina di nuovi pigmenti, anche di più da un sito che non si capiva se fosse francese o cosa, comunque potete andare a controllare lì qual era il sito, anche perché non ve lo ricordo assolutamente. E appunto. Ho fatto una cosa abbastanza divertente, prendevo uno stampo a caso e pescavo uno dei pigmenti a caso e ho fatto tutte le creazioni così in pratica e quindi niente, è stato abbastanza divertente devo dire da fare e sono proprio curiosa di vedere come sono. Ci sono dei pigmenti di un solo colore, alcuni con vari glitter, altri con degli effetti molto interessanti e adesso andiamo a vederli tutti. Allora cominciamo subito, allora cominciamo dalla scritta cute, ho ritirato fuori qualche stampo di questi qui blu che mi piacciono tanto. Oddio guardate quanto è particolare, è super brillantinoso, super glitteroso e ci sono, sono glitter di boh, un mix di colori assurdo, non si capisce nemmeno che colori sono, tipo blu, viola, forse c'è il verde, del fucsia, è veramente veramente bello, super lucido, cioè sono proprio brillantinosi, non sono solo colorati, non so se si vede, si sì, penso che renda l'idea, comunque è molto carino. Poi tiriamo fuori questa stellina, questi glitter sono sull'arancione. Eccoli qua, sono sull'arancione, bianco e giallo E qui c'è un pelucco anche E niente, sono molto carini, anche questa è super lucida, che bella Molto molto carini, devo dire Dalla fotocamera non rende molto, ma è un colore abbastanza fluo A proposito di colori fluo Questo invece è un pigmento proprio arancione fluo, senza brillantini Ce ne sono vari di colori fluo E spero che siano venuti meglio di, di, quegli, di quegli altri pigmenti che a volte uso Che comunque non sono molto... Ma insomma, non so se si vede Ma anche questo... Ma perché tutti i pigmenti... Fluorescenti sono un po' a macchie, non so se si vede, anche perché nella fotocamera sembra un arancione giallo, in realtà è proprio arancione fluo. Comunque vedete che ci sono un po' di macchie, non è proprio uniforme il colore, non capisco come mai tutti i pigmenti che sono in polvere e, e sono fluo fanno così. Comunque, boh, vabbè, <ride> va bene così. Ok, questo mi ispira un sacco, vabbè, a parte che questo stampo è sempre carinissimo, questo fiocco. Ho tirato fuori un po' di fiocchi. Oddio che carino! Vabbè, a parte che la maggior parte dei glitter rosa sono scesi, ho messo insieme dei glitter bianchi e altri rosa e il colore è molto carino. Visto che sono tutti glitter, speravo comunque che non ci fosse un colore in particolare che sarebbe sceso. Speravo se fossero tutti insieme comunque, però devo dire che è molto carino. Ora, tiriamo fuori un po' di questi. Allora, vediamo un po'. Questo se non sbaglio era un mix con vari tipi di, pig di pigmenti e alla fine si è venuto un... Un grigio con dei brillantini di vari colori che non si vedono Poi la Tour Eiffel uh, Ok alla fine è venuta praticamente nera Beh sì diciamo che come vedete dietro è nera con un po' di glitter Davanti però non si vedono perché questo stampo è semi opaco Abbastanza opaco anzi Beh questo nonostante sia opaco è venuto bene di devo dire Con questo colore se non sbaglio ci ho fatto anche questo Ed è molto carino guardate che bei glitter Da dietro rende un po' di più perché è più lucido però è molto carino questo, questo pigmento tutto glitteroso, questo, questi glitter più che altro. Ah ok, anche questo è fatto nello stesso modo, ma devo dire che è davvero bello. Potrei attaccarci tipo un'etichetta, visto che questo sarebbe un profumo. È molto bello. Poi queste, aiuto. Mamma mia, che brutto rumore che fa questo stampo. Questa ha dei pigmenti sull'arancione. Questi sono molto, proprio li ho buttati un po' lì a casaccio, diciamo. Però era da un po' che non usavo questo stampo aiuto, ok. Vai biscottino, esci. Uh, che carino! Con tutti i pigmenti giallo, arancione, rosa. Sta bene questo biscottino di questi colori, devo dire. E stavolta sp ho spinto bene la resina qua dentro, vedete? Così almeno non mi sono venute 6.000 bolle. E passiamo a questo, che anche questo è uno stampo molto simile. E, e aiuto anche qui ho usato la resina Mi era avanzato un pizzico di resina Di questa insomma Sì però questo era abbastanza ovvio che sarebbero caduti i glitter in avanti E no più che altro questa pallina è proprio opaca opaca Quindi insomma Poi c'è la farfallina Arancione fluo Ecco forse qui si vede meglio Ecco così si vedono le macchie È sempre un effetto carino eh. E continuo a dire che sembra un giallo arancione Invece è arancione fluo totalmente Però boh, non capisco perché non si mescolano bene Questi pigmenti Poi questo, questo, oh mamma mia, si stacca. Oddio, questi sono bellissimi. Questa era una, una sola mh, boccetta di glitter che ha questi glitter di questo azzurro chiaro che sembra quasi ghiaccio e ci sono di varie misure, sono veramente bellissimi, veramente, veramente belli. Poi questo biscottino è, agli stessi, è lo stesso pigmento di quell'altro, quindi ho fatto la coppia di biscottini con lo stesso colore. Vedete che questo, che questo biscottino ha tutti questi mh, dettagli nei lati, troppo carino. Poi, questa è una gemma a goccia ed è dello stesso colore della Turifel, penso perché è una specie di semplice nero con qualche glitter. E infine uh, che bella questa chiave! Proprio bella! È fatta come questo? No, non è vero, è un altro tipo, è un altro mix di glitter. Non so se si vede, ma sono di colore diverso. E con questo ci avevo fatto delle ali che sono qua dietro e niente, andiamo avanti allora. Questa era una vita che non lo facevo e essendo opaco non renderà molto, però da dietro si può vedere che questo pigmento è veramente meraviglioso, guardate che bello. Adesso vabbè la tiro fuori, dopo se mai ve la lucido e ve la faccio vedere appunto lucidata, perché così sembra un verde perlato, in realtà è un verde con molti glitter come vedete e appunto quando lo luciderò penso che si vedranno molto molto belle questo pigmento, questi, anzi questi pigmenti. Ok, questa è la creazione lucidata, qui ho fatto una foto al sole. Ma vorrei farvi vedere queste altre eh, foto. La foto a sinistra è senza flash, la foto a destra è la stessa identica creazione, ma con il flash. Ci sono rimasta malissimo quando l'ho vista. A quanto pare questo colore ha dei pigmenti anche marroni, e il, si vedono a quanto pare solo con la luce, solo con il flash. Oh mio dio. Ok, questo ragazzi, già da dietro, secondo me è bellissimo. Ok, ce la faccio. Piano piano, speriamo che si stacchi bene anche il fiocco, sì, meno male. Oh mio dio, mi piace da morire! È bellissimo! Guardate quanti glitter qui! Ne ho messi tanti insieme. Ho mischiato i glitter, questi qui a fioccoli neve rosa, alcuni. Lilla, alcuni rosa, alcuni fucsia, eccetera, ed è venuto questo colore bellissimo, mamma mia quanto è bella questa. E poi vabbè, qui ho fatto, avevo fatto una prova, avevo messo dei glitter che però non ricordo quali sono, dei glitter sul viola credo, boh forse è uno dei glitter che c'è qua dentro, e solo per questo fiocco ho usato la resina, quella che asciuga in 20 minuti che diventa bianca, e quindi i glitter non si vedono però è diventato di un bel lilla. Però niente, la parte qua davanti con tutti questi glitter mi fa impazzire. Madonna quanto è bella, quanti glitter! E adoro anche questi qua. Questi, questi fiocchettini di neve, ce n'è qua uno che è rimasto sopra e si vede molto bene per farvelo vedere, è perfetto. E niente, oddio, è bellissima. Andiamo avanti. Ah, a proposito, ho usato questi due stampi che non avevo mai usato. Erano arrivati insieme a um, alcuni di questi, appunto. Ma non li avevo mai usati perché hanno delle forme che, sinceramente, non è che mi piacciono molto. Però vabbè, ho detto proviamo. Vabbè, qui c'è una goccia. Vediamo, questo è un fiore, credo sì, beh sì, è una santa, aiuto. Allora, questa resina era molto bella, così più o meno rende, anche se, se i gli glitter grandi sono andati tutti davanti, però opaco è veramente brutto. Cioè, il colore è venuto veramente brutto essendo opaco, quindi penso che ci passerò ancora un po' di colore sul fiore e il lucido qui assolutamente. Così sarà abbastanza carina, ma eh, per, se no, no, no. Così opaco questo verde è veramente brutto E questo, madonna guardate quanto è bello anche qui il colore Però anche questo sarà opaco e si, si vedrà questo bel colore solo da lucido Ecco, vedete la differenza, santo cielo Opaco, lucido C'è una differenza assurda È per questo che io odio l'opaco ragazzi Da davanti è bruttino, però sembra quasi di, di un metallo antico, arrugginito, non lo so Quindi sembra quasi carina questa Ok, mettiamo le creazioni qui allora, questo era come quella chiave che avevo fatto vedere prima perché mi era avanzato un goccino, l'ho messo nella chiave. Aiuto, si stacca tutto. Oh mio Dio, è bellissimo! Guardate quanto è bello questo un teschio un po' strano. È bellissimo. E è... questo non è un mix di glitter come ho fatto qui, che ne ho messi io insieme tanti. Questa è una boccetta che è già così ed è veramente bella. No, vabbè, è bellissima. E così come c'era questa boccetta già fatta così, anche questa era uguale, cioè uguale nel senso che ha tanti colori di glitter, oddio sono bellissime, guardate che bello questo mix, cioè questi mix di glitter sono bellissimi, vi faccio vedere la differenza, ne prendo una perché mi cadono, vedete questa ha tipo marroncino, blu, argento, questa invece ha rosso, oro, azzurro, non so quale mi piace di più sinceramente Una bella gara, molto belli questi mix Sono molto contenta, li userò sempre tipo Ok poi questo, ah sì <ride> Questo l'avevo fatto sempre con, quel, con il colore di questo fiocco E infatti è venuta molto molto semplice Sì questi glitter e questi pigmenti Decisamente non rendono con la resina Che diventa bianca Ora andiamo alla scritta always Che è fatta con l'azzurro fluo Ecco questo forse nella fotocamera si vede che è fluo Come al solito con delicatezza Però è rilassante Ecco, questa scritta è sempre bellissima. Ah! L'azzurro non è venuto con le macchie! Miracolo, ragazzi! Un colore fluo che non ha le macchie. Sono commossa. Vabbè, qua devo limare alcune imperfezioni. Vabbè, ma questa scritta è sempre bellissima, ma non perché sono brava io a farla, ma semplicemente perché è bella la scritta. E no, vabbè, è troppo bella. E poi questo. Essendo così sottile, rimane sempre un po' flessibile, e eh, eh sì, vabbè, adesso lo è un po' troppo, e quindi non si rompe anche se è sottile, anche se appunto è sottile e quindi sembra fragile. Diciamo che resta elastico, questa è una cosa che avevo paura, infatti, perché avevo paura che si rompesse, e invece non succede. Adoro questo stampo tantissimo, ora passiamo a questo, che tra l'altro profuma, Io quanto adoro questi stampi profumati. Allora, questo è sempre, ah, 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 questo è sempre lo stesso colore, credo, mi sembra, ma questo ha le macchie... Oddio, cosa è successo? <ride> non ho capito perché questo ha le macchie e l'altro no, però è bello. L'osso con le macchie mi piace. Il famoso osso azzurro molto realistico, no? Così come quello viola. Avevo provato a fare un viola fluo mischiando l'azzurro fluo e il rosa fluo che dopo vedrete qua dietro. E sì, ci sono rimaste le macchie rosa, non è possibile. Questo significa che questo rosa fluo ha le macchie. <ride> Vabbè, un po' si vedono da dietro le macchie, devo dire. Non me ne ero accorta. No, vabbè, però è bellissimo. Anche questo, come l'arancione dalla fotocamera, sembra un bel fucsia. In realtà è proprio rosa fluo, ma è bellissimo. Vabbè, questo stampo è troppo bello: a parte che si è consumato, si è scolorito. Questo stampo è così bello che la creazione è sempre meravigliosa. Madonna quanto adoro questo fiocco, ragazzi! È veramente bellissimo. Vabbè, dicevo, anche questo è rosa fluo, con qualche macchiolina. È un, è un pipistrello vampirino con un po' di sangue sopra, no? <ride> Poi, ah sì, questo è sempre quell'azzurro che, che avevo fatto vedere prima in questo ed è bellissimo. Ecco, questo invece è una creazione lucida, quindi rende di più. È bellissimo questo colore, mamma mia, ne comprerò altri 100 boccetti, credo. Ok, questo quando lo metto a fuoco, ma già così si vede che è bello. Guardate, questo è un nero che è fatto così, proprio con tutti questi brillantini di tipo tutti i colori. È bellissimo, questo sì che è un bel nero ed è già fatto così anche questo. Sono veramente pochissimi i colori che ho mischiato. Allora, ragazzi, calma. Voi lo sapete, lo sapete cos'è questo, vero? E sapete anche che qui c'è una macchia di, di resina gialla? Ok, calma. Dite che ce l'avrò fatta questa volta a farlo senza bolle? No, non ce l'ho fatta perché ne vedo già una qui. No, vabbè, io boh. L'avrò fatto 20 volte ormai, ma non c'è niente da fare. Non riesco a farlo senza bolle. Questo stampo è troppo difficile da usare. Infatti non esce. Guardate, non ci credo. La parte davanti, che è quella che mi è sempre venuta con le bolle, era perfetta. E invece qui ce ne sono tipo due piccoline. No, vabbè, ma io piango. Non ci voglio credere. Vabbè che non era un granché, sempre azzurro fluo con le macchie? Però non è possibile. Una volta che riesco a far bene la parte problematica, mi. Guardate, che io, voi mi dite sempre: mette, usa lo stuzzicadente e fa entrare bene la resina, lo faccio tutte le volte, tutte, eppure non c'è niente da fare vabbè, lasciamo perdere. Poi il fiocco di neve carino, ci sono dei glitter tipo argentati, niente di che, sì niente di esaltante, fa lo stesso. Poi vediamo cosa c'è, ah sì, avevo provato anche il giallo fluo, wow, il giallo fluo non mi è venuto con le macchie, sì in teoria anche l'azzurro era venuto senza macchie, poi alla fine ci sono venute anche in quello. Ecco, questo nella fotocamera si vede che il fluo fa quasi luce <ride> e niente, dai, carina, molto realistica anche questa macchina fotografica, è arancione, sì, ciao, giallo fluo, ma vabbè. Comunque almeno è venuta bene. Poi questa Mega Tour Eiffel gigante, vieni fuori, aia, ah, mi sto tagliando. Ah, beh, sì, era sempre quel viola con uh, i colori fluo mischiati, infatti qua c'è qualche macchiolina. E, però questo stampo è bellissimo, guardate i dettagli. Sì, però lo metto via perché dietro è veramente taglientissimo. Mamma mia, mi sto facendo male. Poi c'è questo orologio. Da dietro guardate quanto è bello il colore. Però lo stampo mi sa che è semi opaco quindi non renderà molto. Dai, ecco, infatti, vedete? Da davanti non sembra niente di che, poi vedete il colore dietro ed è bellissimo. Vabbè, lucido, ragazzi! Lucido, il lucido risolve tutto. Bene, l'ultima creazione, lo stampo che ho fatto io della che mi ha salvato la vita perché almeno non si rompe la creazione, e sì, forse non si rompe, ok. Allora questo pigmento. Mm, rendeva di più dalla confezione Perché sembrava proprio iridescente Da dietro un pochino forse rende idea Da davanti però no Sembra semplicemente glitterato Secondo me questo pigmento per venire bene Bisogna fare come ho fatto Con la creazione di Totoro l'altra volta Strato trasparente quando è ancora minimamente appiccicoso, si usa uno di questi cosi e si spalma il pigmento. In questo modo verrà perfettamente iridescente. Invece, mischiandolo semplicemente con la resina, non rende. Ok, allora, queste sono tutte le creazioni che ho fatto per provare i pigmenti. Il bello è che non li ho neanche finiti tutti, ma sono veramente troppi. E devo dire che sono molto belli, ce ne sono alcuni veramente stupendi. Adoro quelli con i glitter mixati come questi, questo rosa mi piace tantissimo anche se fa le macchie, mi piace tantissimo questo azzurro qui, ma la mia creazione preferita è questa, è bellissima. Anche questo fiocco non scherza, però questa mi piace da morire. Bene, fatemi sapere qual è il vostro pigmento preferito e qual è la creazione preferita. E niente, noi ci vediamo presto con un prossimo video, ciao!